La fascia degli asteroidi è una zona di sassi spaziali che orbitano intorno al Sole, nella zona di spazio compresa tra il pianeta Marte e Giove. All'interno di questa fascia abbiamo oggetti rocciosi che variano dalle dimensioni di poche centinaia di metri fino a diversi chilometri. Questi sassi spaziali risultano particolarmente ricchi di vari minerali, per cui hanno in varie occasioni rivestito una certa importanza per i multimiliardari disneyani, Paperone in primis. In particolare, sul Topolino numero 3352, datato febbraio 2020, Alessandro Sisti e Francesco d'Ippolito, con la corsa all'asteroide, spediscono Paperone e un gruppo di miliardari paperopolesi appunto alla ricerca di asteroidi che siano sfruttabili dal punto di vista minerario. Lo spunto per quella storia però nasceva da una missione della NASA che sarebbe poi stata lanciata a novembre dell'anno successivo. Sto parlando di DART, Double Asteroid Redirection Test. L'obiettivo di DART, infatti, è quello di andare a collidere contro un asteroide per poi studiare gli effetti di questa collisione sull'orbita dell'asteroide stesso. A raccogliere i dati di questo urto ci pensa un secondo satellite, l'italiano Licia Cube, Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. La motivazione del progetto nasce dalla banalissima constatazione che all'interno della fascia degli asteroidi si trovano asteroidi, come dicevo prima, di diverse dimensioni. E tutti gli asteroidi che hanno delle dimensioni dal chilometro in su sono potenzialmente degli oggetti in grado di creare un disastro su scala globale. Non che quelli un pochino sotto al chilometro non possano creare dei danni, eh. DART, in un certo senso, è il passo successivo al NEAT, ovvero il Near Earth Asteroid Tracking, un programma della NASA ideato appositamente per tenere sotto controllo gli asteroidi all'interno della fascia principale. In particolare, l'idea è quella di esaminare le traiettorie degli asteroidi più grandi, quelli che potenzialmente possono costituire un pericolo per il nostro pianeta, e cercare di prevederne la traiettoria per capire se effettivamente potrebbero entrare in rotta di collisione con il nostro pianeta. Poiché generalmente una situazione di questo genere è prevedibile con diversi anni di anticipo, si parla addirittura di un decennio, il tempo per poter trovare una soluzione c'è abbondantemente. Soluzioni possibili, soprattutto a livello fantascientifico, sono quelle di distruggere l'asteroide stesso. Il problema in una soluzione di questo genere è che l'asteroide potrebbe spaccarsi in pezzi non sufficientemente piccoli e magari il pezzo ulteriore che potrebbe finire e fare danni sulla Terra, avere alla fine anche una quantità di moto e quindi una velocità superiori e non di poco rispetto all'asteroide originale, riducendo così ulteriormente il tempo di intervento. La soluzione che appare invece più sensata e più fattibile risulta quella appunto del provare a cambiare l'orbita dell'asteroide, rendendo così, magari prima del tempo, impossibile o improbabile la collisione con il nostro pianeta. È proprio per studiare un evento di questo genere che è stata ideata la missione DART. DART è un satellite che ha all'incirca le dimensioni di un autobus, stiamo parlando di una ventina di metri. Il suo obiettivo è un sistema doppio di asteroidi, ovvero abbiamo un asteroide principale, Didymos, di all'incirca 780 metri, e un asteroide, diciamo così, satellite che ruota intorno a Didymos, Dimorphos, del diametro di all'incirca 160 metri. Ed è proprio quest'ultimo l'obiettivo della collisione di DART. L'idea è quella di vedere come la collisione influenza l'orbita di Dimorphos intorno a Didymos e, a cascata, come questa modifica l'orbita di Didymos. Anche nella storia di Sisti
ed Ippolito. Abbiamo un satellite che viene inviato nello spazio per urtare contro un asteroide. L'obiettivo di questo urto però è spingerlo fuori dalla sua orbita e farlo arrivare in orbita intorno alla Luna, in maniera tale da poterne studiare la composizione con una spesa inferiore rispetto a quella che sarebbe necessaria per inviare una sonda dotata di tutto punto sulla sua superficie. Anche in questo caso, la missione di collisioni ha abbinato un piccolo satellite che ha l'obiettivo di fotografare e rilevare i dati relativi all'urto stesso e a come viene modificata l'orbita dell'asteroide. La storia di Sisti risulta comunque interessante e divertente. Si vede come lo sceneggiatore sia riuscito a mescolare le digressioni più propriamente scientifiche, che forniscono delle informazioni reali al lettore, con altre un pochino più fantascientifiche, come per esempio l'invenzione ideata da Archimede, che permette a Paperon di poter recuperare gli effluvi aurei che in realtà nello spazio sarebbe impossibile rilevare vista l'assenza di atmosfera. Arrivati a questo punto, innanzitutto vi ricordo che l'urto di Dart contro Dimorphos è previsto per il 27 settembre intorno all'1 ora italiana, l'1:14 per la precisione. Potrete sicuramente trovare a quell'ora per quelli che ancora sono in piedi oppure che magari si alzano appositamente, varie live dedicate all'evento. Oppure ci saranno video successivi, probabilmente della NASA stessa, che racconteranno com'è andata. Per quel che mi riguarda, non mi resta altro che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!